municipio a nome di tutta la cittadinanza debba fare soprattutto ringraziare. Ringraziare una schiera piuttosto lunga di persone e di categorie, ma farlo con grande piacere perché questa è una festa di tutti, a cui in tanti e tutti hanno contribuito. Allora io comincerei a ringraziare innanzitutto la precedente amministrazione, sia comunale che municipale. Mi fa piacere avere qua il mio amico e predecessore Stefano Bernini, oltre che gli assessori, ovviamente Danino che vedo in questo momento, l'assessore Crivello che è qui in rappresentanza del sindaco, perché nella precedente amministrazione è iniziato questo percorso, lungo, faticoso, ma giunto a compimento in maniera direi soddisfacente per tutti. Abbiamo usato fondi europei che sono stati stanziati e che hanno cominciato ad essere dislocati anche a favore di Sestri proprio durante il precedente ciclo amministrativo. Noi abbiamo ereditato, quindi noi l'attuale ciclo amministrativo ha ereditato un lavoro già fatto, già iniziato, che aveva già prodotto un certo livello di progettazione. L'abbiamo continuato, l'abbiamo perfezionato, l'abbiamo portato a conoscenza dei cittadini, dei commercianti, dei residenti, e in questo senso abbiamo fatto qualcosa di corale, qualcosa di voluto da tutti, e penso, salvo qualche critica che è giusto che ci sia, perché non tutti la pensiamo in questa maniera, apprezzato, oserei dire apprezzatissimo da tutti. Quindi il primo ringraziamento, se vogliamo personalizzare, per Stefano Bernini, che poi vorrei che ci desse un saluto, che in rappresentanza, diciamo, oggi del Comune di Genova, insieme, ripeto, all'assessore Crivello, all'assessore Danino, ma a suo tempo del municipio che ora io presiedo, ha iniziato questo percorso. Un grazie sentitissimo all'assessore Crivello, non solo perché è qui, ripeto, e in rappresentanza ufficiale del sindaco, ma anche perché è l'assessore ai lavori pubblici, e tutto quello che è stato fatto grazie ad un impegno forte, veramente lodevole, dell'amministrazione e dell'assessore Crivello, che ha la delega in questo senso. Ecco, io vorrei sottolineare un aspetto, lo dico io perché lui con la sua riservatezza sicuramente non lo direbbe: non abbiamo sprecato un soldo europeo, siamo riusciti, nonostante quello che si dice dell'Italia, qui a Genova la nostra amministrazione è riuscita a spendere tutti i fondi europei che erano stati destinati alla nostra città. Questo è l'esempio di cui possiamo godere come sestresi, ma in tutta la città non è stato sprecato un soldo proveniente dal finanziamento europeo. Un grazie al settore progettazione del Comune di Genova. Mi permetto di citare qualche nome: l'architetto Grassi, l'architetto Cevasco, che adesso è in pensione ma che è stata una delle progettiste di queste due piazze. Ecco, vorrei mettere in evidenza come ci sono all'interno del Comune di Genova e del settore pubblico in generale, se mi si consente lo dico anche da dipendente pubblico, ci sono all'interno del settore pubblico delle professionalità eccezionali che talvolta possono non essere adeguatamente valorizzate per quelle disfunzioni burocratiche che tutti conosciamo, ma ci sono delle grandi professionalità. Questo è stato un progetto redatto interamente, lavorato interamente all'interno del Comune di Genova, e questo va sicuramente a testimonianza di quale sia alta la professionalità interna al Comune di Genova. Voglio ringraziare quel pool di architetti sestresi, e sottolineo sestresi, soprattutto innamorati di Sestri, a cui avevamo chiesto un'opinione su un intervento così importante, che qualcuno ha criticato, giusto che ci sia anche una voce di critica, perché il podio, che secolarmente era posizionato in un altro ambito, adesso è stato ruotato e spostato, si è cambiata completamente la conformazione urbanistica della nostra città, e questo a qualcuno può non essere piaciuto, per carità, ripeto, legittimo. Noi avevamo chiesto un parere insigne, un parere importante a un pool di architetti, li voglio citare, spero di non dimenticarne nessuno: l'architetto Tedeschi, l'architetto Tonelli, l'architetto e professoressa Figoli. Poi avevamo chiesto anche un parere al presidente della Filarmonica, che immagino che sia qui anche se non vedo, Roberto Parodi, dov'è? Eccolo, è nascosto perché è piccolino. Roberto Parodi, presidente della Filarmonica, perché pensavamo che la Filarmonica fosse l'erede spirituale di questo podio.
Questo podio celebra, voglio dire, testimonianza secolare dell'amore che Sestri ha per la musica, e chi più della Filarmonica Sestrese può considerarsi erede spirituale di questa vocazione culturale che abbiamo qui a Sestri. Abbiamo chiesto il suo parere, abbiamo chiesto anche il parere a Don Andrea Parodi, che è anche qui poi per darci una benedizione, perché il fatto di spostarlo rispetto a quella che era la traiettoria, diciamo, visiva, storica rispetto alla Chiesa dell'Assunta, poteva anche essere vista come una sorta di deminuzio rispetto alla Basilica stessa. Tutti sono stati concordi nel dirci: questo ha un valore storico enorme, questo podio è il cuore della storia culturale musicale sestrese. Tenerlo in Piazza Baracca, come è stato finora, significa non valorizzarlo, significa non poterlo usare, significa sostanzialmente lasciarlo all'abbandono, perché Piazza Baracca sappiamo bene quali problemi crea nel chiuderla e nel considerarla poi un teatro all'aperto. Questo invece è un teatro all'aperto, questo è un autentico teatro all'aperto, vivibile in ogni giorno della settimana e in ogni sera dell'anno. Spero, mi auguro, la presenza della Filarmonica qui lo testimonia, che questo diventi un vero e proprio centro di elaborazione musicale e culturale per Sestri. Un grazie forte, grande ai residenti e ai commercianti. Un grande grazie ai residenti, perché hanno dimostrato ma un applauso ci sta sicuramente. Ai residenti e ai commercianti, lo ripeto, un grande applauso. I residenti, perché me ne onoro come sestrese, hanno dimostrato una maturità unica. Il nostro progetto è un progetto di pedonalizzazione spinta, veramente spinta, estrema, non tanto qui in Piazza Tazzoli, ma soprattutto in Piazza dei Miconi, che poi andremo a inaugurare tra poco. Abbiamo osato, come si usa dire, perché l'amore per i parcheggi è grande, è viscerale. Noi abbiamo osato e abbiamo trovato delle grandi collaborazioni e delle grandi alleanze che testimoniano la maturità civile dei sestresi, perché i residenti hanno capito immediatamente che è meglio avere l'automobile posteggiata a 100 metri di distanza, ma vivere in un ambiente sano, ambientalmente riqualificato, attrattivo anche per altri soggetti. Quindi abbiamo avuto immediatamente l'incoraggiamento dei residenti, e anche i commercianti si sono uniti, non tutti con la stessa intensità, ma devo dire nella loro complessità si sono uniti a questa che era il nostro obiettivo principale. Hanno subito un disagio enorme, lo sappiamo bene, ce ne scusiamo, forse non siamo riusciti fino in fondo ad attenuarlo quanto si sarebbe potuto attenuare, però siamo arrivati in fondo, e io credo che si debba dare merito ai commercianti per la collaborazione che sostanzialmente hanno prodotto durante questo periodo di grande disagio per loro. E allora io concluderei con un appello che avevo già fatto qualche anno fa al Cinema Verdi, durante gli auguri tradizionali che si fanno durante il concerto natalizio, che peraltro faremo lunedì, no? La Filarmonica farà lunedì sera al Cinema Verdi. L'avevo già detto qualche anno fa, quando la crisi si cominciava a manifestare, cominciava a mordere: comprate Sestrese. Lo ripeto in questa circostanza, vorrei concludere così: cerchiamo di ripagare i nostri concittadini commercianti per il disagio che hanno subito, perché anche a loro si deve questa riqualificazione in virtù del disagio che hanno subito pazientemente per circa 7-8 mesi, e ripaghiamoli in questa maniera. Le nostre strenne natalizie facciamole comprando Sestrese. Grazie a tutti quanti. Io darei la parola. Mi dicono che devo fare un po' da maestro di cerimonia, quindi io darei la parola al vice sindaco, caro amico e predecessore Stefano Bernini, per un saluto. Poi eventualmente all'assessore Dagnino, il nostro rappresentante ufficiale, assessore Gianni Crivello, e poi Don Andrea, che ci benedice perché ne abbiamo bisogno. Stefano Bernini non ha bisogno di presentazioni. Io sarò brevissimo, anche perché sei stato più che mai dettagliato nel disegnare il percorso.